brava, casca. Questi sono piedi, ragazzi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Abbiamo voluto aprire questo piccolo spazio tecnico insieme al professor D'Ottavio quando abbiamo preparato questo intervento, partendo da queste videoclip di Vivo Azzurro, che è il sito ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio. E perché? Perché la Federazione Italiana sta investendo pesantemente nel calcio femminile e oggi nella dimostrazione io ne sono onorato, vedo tantissimi ragazzi, penso che stiano facendo il corso perché hanno le tute e le divise, quindi penso che siano corsisti a Coverciano. Io nel 2000 o 2001, non ricordo, feci il corso da preparatore atletico e nasco come laurea in scienze motorie, quindi era vecchio ISEF e il grande sogno era quello di entrare a far parte del mondo del calcio attraverso la vostra porta, la nostra porta, e oggi mi trovo come tecnico dell'under 17-19 femminile dopo 10 anni di under 17 e attraverso la preparazione fisica ho avuto una grande opportunità che è stata quella di entrare nel calcio che conta, perché ho iniziato come preparatore atletico della nazionale femminile per poi proseguire nei gradi di vice allenatore e poi diventare tecnico. Quello che vi voglio raccontare oggi è una piccola esperienza di 13 anni di un mondo che ormai mi ha catturato. Quando all'inizio mi dicevano che cosa vuoi fare da grande, il calcio femminile era un passaggio, era una transizione, era un momento di oggi ci sono, colgo l'attimo e poi passa. Dopo 13 anni ho un sogno che è quello di poter vedere il calcio femminile a livello professionistico in Italia come lo è nell'estero, e questo perché? Perché è possibile se solo si conoscesse, se solo ci credessimo tutti un po' di più. Io ho preparato alcune analogie tra il calcio maschile e quello femminile per raccontarvi un attimino quello che poi realmente è la situazione reale, perché tutti oscurano, no? Allora noi tecnici invece non oscuriamo, noi l'affrontiamo la situazione. Voi conoscete questi numeri, non so se vi sono cari, lavorando come preparatori atletici dovete sapere quanti tesserati abbiamo in Italia. Considerate che i calciatori professionisti, partendo dagli allievi, sono 13.900. I dilettanti, il mondo dei dilettanti, 444.000, in totale, per farla breve, sono 1.118.000 maschietti che giocano a calcio. Quello che leggete sotto, 20.500, boh, forse sarò stato anche fin troppo buono, corrisponde all'1,8%, ed è quello che è oggi il calcio femminile in Italia. Cosa si può fare? Con queste 20.000 ragazze, questo è il trend che abbiamo avuto negli ultimi anni in Italia, e questo invece è il trend europeo. Ma la cosa più importante è capire che, questa è fonte UEFA 2015, da dove non possiamo fuggire, perché in federazione fanno il giochino quello della coperta, no? Tirano da una parte, tirano dall'altra e dicono sempre che sono più donne che giocano, ma sono sempre le stesse. Nel ranking europeo noi siamo a livello numerico nella seconda tabella, quella con scritto large, 20.563, e quello che abbiamo, tra cui anche una rappresentante della nazionale svedese, la preparatrice, preparatore atletico della nazionale svedese, che conta 167.000 tesserate. Ma non è una giustificazione, è quello che diceva il professor D'Ottavio e che diceva Sara: con pochi numeri riusciamo a fare qualità. Come facciamo? Perché qualità? Perché nel ranking europeo e mondiale riusciamo a stare comunque noni, tra il sesto e l'ottavo posto tra il ranking europeo e il quindicesimo in quello mondiale. E sono numeri importanti, sono numeri che fanno ben sperare. Questo è il nostro ranking europeo e mondiale, che ci vede al sedicesimo posto, con l'unica nota negativa che non partecipiamo al campionato del mondo, come vedete nelle tabelle, dal 1999. Sara, portaci al mondiale, perché veramente se no qui non posso più aggiornare le tabelle. Al di là di questo,
con la nazionale maggiore. Con la nazionale giovanile riusciamo, con le giovanili under 17 e 19, ancora a tenere un po' il passo. Teniamo il passo vuol dire che riusciamo a qualificarci per le fasi finali dei campionati europei, che si giocano tutti gli anni. Riusciamo in un miracolo calcistico, come è stato fatto con l'under 17, di raggiungere una medaglia di bronzo sia ai campionati europei che un bronzo mondiale, unica nazionale giovanile tra maschile e femminile ad averlo raggiunto. Però tutto questo non si sa, nessuno lo conosce. Abbiamo vinto un oro ai campionati europei. Sapete quante nazionali hanno vinto giovanili un oro ai campionati europei? Due. Una con anni fa l'under 19 di mister Berrettini e una l'under 19 di mister Corradini, dove giocava la nostra Sara Gama. Bene, a fronte di Spagna, Germania e altre nazioni che tutti gli anni portano a casa dei trofei a livello giovanile. La federazione si sta chiedendo il motivo di questo. Il motivo può essere, come diceva il presidente del settore tecnico Gianni Rivera, ci dice sempre, il problema è tecnico. È vero, può essere tecnico, come ci dicono i nostri preparatori, può essere fisico. Il problema è strutturale, ma soprattutto culturale. Il calcio può essere anche cultura, ma se noi andiamo in campo con lo spirito di dover essere noi tecnici, noi società, i primi a prendere i meriti, a prendere qualcosa di utile, non arriveremo mai a questi risultati. Considerate che questi sono i numeri dei spettatori durante un campionato del mondo. La media, 36.000 spettatori. Durante le partite di campionato italiano, forse arriveremo a un centinaio, 200, forse 1.000 nel momento in cui, mi auguro per Sara, domenica riusciranno a vincere lo scudetto, il secondo terzo di seguito, forse riusciremo a 4-5.000 ad arrivare. Durante una partita di un campionato del mondo, come vedete in Canada 2015, la media è stata di 26.000. Ma perché così tante persone vanno a vedere calcio femminile all'estero? Perché abbiamo scoperto dalla fonte FIFA che il calcio femminile, negli sport di squadra femminili, è lo sport più praticato. E siamo rimasti a bocca aperta. Noi che pensavamo che erano pallavolo, che potevano essere il basket. Ecco, il 40% delle donne nel mondo giocano a calcio. Una grande fetta ci aiutano gli Stati Uniti, perché ne sono più di 1 milione. Però, allora io velocemente, vado molto rapido, ho voluto mettere insieme alcuni dati per farvi capire che poi realmente non è tanto diverso questo modo di fare calcio. E come vedete ho messo insieme, questi sono dei dati UEFA, ma ve li lascio, vado avanti velocemente qui. Dati UEFA del campionato d'Europa del 2013 femminile e quello del 2012 maschile. Questo era per farvi capire che i gol, se andiamo a valutare le percentuali che sono quelle cerchiate, vengono segnati indicativamente nei stessi minuti di quello maschile. Quindi l'andamento della partita nei 90 minuti ha le stesse, lo sappiamo che il gol è una casualità, no? Il più delle volte, però questa casualità, guarda caso, più si ripete e più si avvicina, la linea è talmente sottile che è molto simile a quella dei maschi, quindi questa casualità, guarda caso, è molto più similare rispetto a quanto noi potessimo immaginare. Ma guardate che quest'altro dato importante, sulle palle inattive il maggior numero di gol viene segnato sia nei maschi che nelle femmine durante i calci d'angolo, e sulle azioni giocate il maggior, la tipologia di gol vengono segnati su cross dal fondo. Oppure, andiamo avanti, durante gli ultimi campionati del mondo, adesso qui è piccolo, poi tanto le slide ve le lasciamo, possiamo notare che la tipologia e il minutaggio si assottiglia sempre di più, cioè la differenza, la forbice è sempre più minore. Il calcio femminile è realmente simile, molto uguale a quello maschile, anche nelle loro tipologie di giocata.
anche nei goleador è simile, se consideriamo che Klos ha il maggior capocannoniere dei campionati del mondo con 16 gol, la più famosa giocatrice al mondo che è Marta, brasiliana, nei 4 campionati del mondo che ha giocato ne ha collezionati ben 15. Allora, quello che mi sento di dirvi è: il calcio femminile è un calcio diverso, è vero, però è un calcio che ha molte similitudini con quello maschile, ma è diverso perché? Perché, come diceva il professor D'Ottavio, abbiamo delle caratteristiche fisiche differenti e, come ci raccontava Sara, è diverso il modo di interpretare lo sport da parte di una donna. Se noi lo conosciamo riusciamo a far meglio, se noi non lo conosciamo facciamo solamente tanti danni. Oggi nel calcio femminile, purtroppo quello italiano, c'è troppa gente che non lo conosce, troppa gente che si improvvisa. Allora, tante cose le abbiamo già sentite, noi le abbiamo raccolte in alcuni punti focali, ma la cosa che mi preme è l'ultima riga: la professionalità che dimostrano le donne nel lavorare in campo è superiore a quella sicuramente di un atleta maschio. Le proposte tecniche che vogliamo privilegiare sono naturalmente i lavori con la palla, rapporto 1-1. Perché questo? Perché abbiamo notato che la minore esperienza che hanno queste ragazzine nell'affrontare dalla giovane età l'approccio al calcio, un bambino inizia a giocare a 5 anni, nelle ragazze è molto più difficile questo, ce ne sono poche che iniziano da piccoline e arrivano poi a 18 anni in una maniera, diciamo, con un curriculum calcistico importante. Quindi di conseguenza abbiamo capito che lavorare sull'autostima, se lavorare sulla familiarizzazione, sul contatto con il pallone, ci dà sicuramente numerosi vantaggi. Uno dei punti deboli del calcio femminile, col prof D'Ottavio stiamo iniziando a lavorare su quello che è lo studio delle parabole. Noi abbiamo un grande problema che è quello delle parabole aeree, abbiamo un problema sul colpo di testa, abbiamo un problema per i portieri sulle palle alte, non riusciamo a capire questo perché è dovuto, ci stiamo lavorando, però è un dato di fatto che la maggior parte dei gol, circa il 20%, vengono presi attraverso parabole aeree. A livello tattico, una delle cose più importanti che notiamo, ad esempio, è, e qui torna sempre, vedete, l'aspetto fisico, atletico, insieme a quello tattico, quanto è importante lavorare insieme agli allenatori, no? Per i preparatori atletici. Le squadre sono lunghe nel calcio femminile, non riescono a coprire le distanze in una velocità durante una fase di transizione, voi sapete benissimo perché penso che i vostri allenatori con le transizioni ci vanno a nozze, quindi vi chiedono sempre di ridurre questo tempo tra una fase e l'altra. Bene, noi abbiamo un problema ancora più spiccato nel calcio femminile: la fase di transizione è talmente prolungata rispetto alla maschile che le squadre rimangono molto lunghe, abbiamo difficoltà a stringere questo campo. Questo è dato da, soprattutto nel nostro campionato, a un gioco abbastanza lento. Quando siamo a livello internazionale questo lo paghiamo e allora serve un'organizzazione tattica maggiore. Durante i nostri lavori, come potete vedere nelle foto, cerchiamo sempre dei lavori integrati. È vero, da dati, che i small set game piuttosto che i situazionali non incidono dal punto di vista fisico, però avendo poco spazio a disposizione, soprattutto in nazionale, dovendo lavorare sulle due fasi e su questa transizione reattiva, dobbiamo assolutamente ridurre i tempi e andare a lavorare su queste situazioni. Insieme ai nostri preparatori stiamo lavorando tantissimo sul dopo la gara, dopo l'allenamento, su un'integrazione fisica a secco, permettetemi il termine, perché lavorando con i GPS riusciamo a capire quanto può essere questo carico. Però ci piace fare questi lavori situazionali soprattutto perché riusciamo a integrare i due reparti. Non è un caso che nessuna nazionale femminile d'elite, questi sono dati tratti dall'ultimo campione del mondo, non giochi con un modulo di gioco a 3. 3-5-2, 3-4-3 e così via. Il motivo si riscontra proprio in quello che dicevamo prima: la copertura delle distanze è talmente lenta
nello spostamento all'interno del campo, che non riusciamo a livello internazionale. Poi alcuni in Italia ci riescono quando delle brave calciatrici riescono a giocare a tre, ma il livello del calcio italiano è ancora abbastanza basso. A livello internazionale questo non è possibile, e quindi ho fatto uno studio su queste nazionali durante il campionato del mondo. Tutte prediligono queste tipologie di gioco. Noi nelle nazionali, insieme al coordinatore Antonio Gabrini, abbiamo intrapreso in tutte le nazionali giovanili italiane di giocare con un 4-3-3, perché è il modulo base più semplice da poter spiegare, più semplice da poter effettuare, dove abbiamo la maggior copertura in fase di transizioni positive e negative, e soprattutto abbiamo più soluzioni di copertura. Abbiamo meno limitazioni in fase offensiva, questo è ovvio, perché con una punta riusciamo a essere meno incisivi, però riusciamo bene a colmare questo attraverso comunque un movimento combinato di squadra, e quindi riusciamo attraverso una transizione positiva ad andare sempre con almeno 6 giocatrici sopra la linea della palla. Per concludere, queste sono delle cose che non trovate nella scienza, forse nella psicologia, però nell'esperienza sì. Dopo 13 anni mi sono sentito di dover scrivere due cose, questi punti, che è un consiglio che do a tutti quelli che vogliono imbattersi in questo meraviglioso mondo che è il calcio femminile, perché io ho avuto la fortuna di arrivare a giocare un campionato del mondo, di arrivare sul podio, era quello più basso ma è pur sempre un podio, dove pochi hanno questa fortuna nel calcio giovanile. Vi posso assicurare che quello che le donne ti regalano in termini di emozioni difficilmente dai maschietti lo riusciamo a cogliere, però dobbiamo tener conto di questo. Hanno una volubilità di umore, ma questo lo potete riscontrare anche nella vostra vita quotidiana, no? Una maggiore difficoltà di concentrazione, portano all'interno dello spogliatoio numerosi problemi quotidiani. Il maschietto questo non lo fa, è più diciamo più concreto nel momento in cui entra dentro lo spogliatoio per fare un'attività sportiva, soprattutto se parliamo di calcio professionistico. Sono più permalose. La cosa particolare è che diventano permalose anche tra compagne, e quindi l'allenatore deve essere bravo a dover plasmare e mediare questi piccoli conflitti che esistono. Soprattutto nel periodo del ciclo mestruale possiamo avere un'incidenza, oltre che fisiologica, anche a livello psicologico, di una maggiore sensibilità ed emozioni. Attenzione, tutto questo però è rafforzato ancora di più da una sempre maggiore possibilità di poter fare lavori complessi, perché la donna ha voglia, esprime nel momento in cui ha in campo questa, ha la possibilità di lavorarci in campo, esprime la volontà di sacrificio, ha una maggiore soglia alla noia, riesce a fare esercitazioni in maniera più ripetuta. Non so se vi è mai capitato di lavorarci, però vi posso assicurare che è un'esperienza bellissima, perché sono delle persone estremamente recettive da questo punto di vista, e ti dà molto. Vorrei chiudere con questo, perché è ufficiale, è un programma ufficiale, quindi è il programma della Federazione Italiana Gioco Calcio per lo sviluppo del calcio femminile. Tra 4 anni, stagione quarta, questa è la stagione 1, tutte le società professionistiche dovranno avere obbligatoriamente un modello di calcio femminile al loro interno. Non so se lo sapevate, adesso lo sapete. Come vedete, nella stagione 1, che è quella che si sta concludendo, le under 12, tutte le società professionistiche maschili hanno l'obbligo di avere una sezione di calcio femminile per l'under 12. Nella seconda stagione anche la serie B e la serie C, e così via fino al quarto anno, a coprire anche le società dilettantistiche. Questo è stato siglato, quindi non è un protocollo, una proposta. Questo è stato sposato. In questo momento 4
quasi tutte le società lo hanno fatto, vi dico, Milan, Roma, Fiorentina e Bologna lo hanno fatto ufficialmente con le società maschili. Altre hanno creato una fusione con le società femminili già esistenti, altre si stanno organizzando per partire. L'obiettivo della federazione è nel 2020 di poter avviare il primo campionato professionistico per società professionistiche a lieve. Questo naturalmente renderà possibile coprire tutto quello che è il gap che noi abbiamo dal punto di vista tecnico, perché fisico ci riusciamo attraverso la loro professionalità a lavorarci, dal punto di vista tecnico tattico no. Io dico sempre una cosa, io 13 anni fa ci ho creduto e ho raggiunto la mia più grande soddisfazione professionale, spero che ce ne siano altre, perché altrimenti a 42 anni non avrei altro per poter andare avanti. Quindi, però raggiungere un podio mondiale mi è stato reso possibile in Italia con 20.000 tesserate, sedicesimi nel ranking, attraverso una nazionale femminile. Se me lo dicevano 13 anni fa non ci avrei creduto. Quindi non costa nulla neanche a voi che siete addetti ai lavori crederci, e se avete la possibilità noi siamo a disposizione, credeteci, provateci, perché farete una bellissima esperienza professionale. In bocca al lupo a tutti.